Ciao, quello che ti spiegherò adesso è l'esercizio numero 9 contenuto nel mio metodo ebook Easy Slap. Qui sotto in descrizione troverai i link se vuoi darci un'occhiata, vedere altri video o ascoltare tutti gli audio che metto a disposizione sul mio sito. Allora, in questo video lavoriamo in particolare sull'Emmeron su diverse corde. Partiamo con Sol La in Emmeron. Quindi colpisco col thumb, col pollice sul Sol e vado a fare un Emmeron sulla nota La col mignolo o con l'anulare. È uguale. L'importante è che le dita siano a martelletto, come spiegavo già anche negli altri video precedenti, per avere un suono di La che sia più vicino possibile a quello di Sol come volume. Poi cado sulla nota Do colpita col thumb, quindi Sol, La, Do, ottavo, ottavo, quarto. Poi mi sposto col dito 1 sulla nota Re, tasto 5, corda di La, e faccio la stessa diteggiatura, però le note in questo caso saranno Re, Mi, Sol, e poi con il thumb vado a colpire il Sol, quindi tutte e due. Dopo faccio doppio Emmer, quindi Sol, La, sposto di corda, Do, Re. E concludo con Fa, Sol in Emmer sempre e sul Si bemolle. Quindi gli spostamenti sono molto geometrici, approfittane di questa cosa per portarli più su di velocità. Quindi partiamo dal Sol lento, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, Sol, La, Do, Re, Fa, Sol, Si bemolle. Grazie per aver visto il video, mi raccomando se ti va metti un mi piace, dai un'occhiata ai miei lavori in ebook, li trovi sullo slap, sul blues, double thumb e molto altro. A presto, ciao, al prossimo video.